Recentemente l'ex ministro Calenda ha pubblicato su Twitter diverse dichiarazioni sul mondo dei videogiochi, da lui denominati come giochi elettronici, che a suo dire vede in ottica estremamente negativa e che vede come un ostacolo alla crescita dei bambini. Usa inizialmente diversi toni forti per poi placarli successivamente nei vari tweet, nei quali fa ricadere la sua dichiarazione strettamente all'interno del suo nucleo familiare. Ovviamente in questa sede non voglio assolutamente toccare dei temi educativi genitoriali, innanzitutto perché non sono la persona più adatta a farlo, inoltre perché ovviamente ogni persona all'interno di casa sua può fare come meglio crede. Ciò nonostante, dato che queste dichiarazioni vengono da un personaggio pubblico e sono state espresse pubblicamente, trattando in maniera specifica sul mio canale videogiochi, ovviamente mi sento in dovere di rispondere. Il mezzo del videogioco si è evoluto parecchio rispetto all'idea che spesso mi rendo conto diversi adulti hanno. Bisogna dire che negli ultimi anni il videogioco ha percorso dei passi da gigante, andandosi oramai a ritagliare fin dalla fine degli anni 90 e sempre di più negli ultimi anni un posto da candidato numero uno ad arte del secolo che verrà. Se infatti possiamo dire che la novità artistica del Novecento è appunto il cinema, mi sentirei di azzardare così tanto l'ipotesi che la novità artistica del secolo che stiamo vivendo possa essere appunto il mondo dei videogiochi. È ovviamente opportuno specificare che, chiaramente, non tutti i videogiochi sono delle grandi opere. Esattamente però come nel mondo dei libri, non tutti i libri fanno parte della letteratura. Ovviamente senza nulla togliere ai vari autori. Tutto questo capita ovviamente anche per i film. Il mondo del cinema è indubbiamente un'arte, però indubbiamente i vari cinepanettoni e compagnia bella, sebbene offrano delle ore di intrattenimento, non ricadono tra le opere artistiche. Quindi la prima risposta che ci tengo fortemente a dare all'ex ministro Calenda è che andando a vietare i giochi elettronici nella loro totalità, chiaramente ad un bambino, gli si va a precludere la possibilità di conoscere quella che è, che potrebbe essere a tutti gli effetti, l'arte, la novità artistica appunto del secolo che stiamo vivendo. La seconda cosa alla quale tengo particolarmente a dire questo video è che non solo non sono d'accordo nel divieto nei confronti dei videogiochi o giochi elettronici che dir si voglia, ma addirittura io la penso esattamente al contrario. Io personalmente sono addirittura a favore di una sensibilizzazione al videogioco, di un'educazione al videogioco. Piuttosto che vietare qualcosa che non si conosce bene per limitare i danni, personalmente sono per farlo conoscere bene questo strumento al bambino per permettergli di fruirne al meglio. Ci sono un sacco di cose che mi sono state insegnate dai videogiochi e nei quali i videogiochi sono imbattibili per comunicare al giocatore non solo determinate sensazioni, non solo far vivere determinate esperienze, ma anche far capire determinati concetti. Un esempio tangibile è This War of Mine, che è un videogioco gestionale che ci mette nei panni di civili in guerra e ci trasmette a tutti gli effetti la sofferenza e la difficoltà nell'andare avanti, nel vivere giornata dopo giornata, e ci mette davanti delle scelte morali veramente ardite. Tu le senti effettivamente sulla tua pelle, semplicemente perché il videogioco è interattivo. E qui mi collego ad un'altra cosa sulla quale non sono d'accordo di un tweet di Calenda. E cioè sul fatto che nei videogiochi reagisci e non agisci. Dipende dal gioco, esattamente quello che dicevo prima. Volevo concludere questo video con una domanda retorica che si faceva a Matteo Bittanti oltre 10 anni fa in un editoriale di giochi per il mio computer. La maggior parte delle cose che ho imparato nella mia vita le devo ai videogiochi. Devo forse preoccuparmi? A distanza di oltre 10 anni questa domanda è più che mai attuale. Grazie a tutti per l'attenzione.